Buongiorno ragazze, scusate per la mia acconciatura, ho capelli ancora bagnati, mi sono fatta la doccia. Non li asciugo, sto meglio così, ecco. Così sto più fresca, anche se oggi sta già un po' più freschino, ecco. Stanotte è venuto un vento, si sta già un po' meglio, ecco. E prima cosa, oggi vorrei, devo fare la lavatrice, ecco. Adesso cambio lenzuola, faccio lavatrice e poi dopo queste lenzuola li rimetto così evito di stirare, ecco. Ogni tanto quando faccio lavatrice di capi bianchi, tipo come questi, ogni tanto aggiungo anche questi qua, sbianca lana, cotone in seta. Questo lì no, però va bene. Aggiungo direttamente dentro la vaschetta. L'uso più che altro quando lavo le tende, ecco. Perché lasciano quel profumo di pulito. Poi passo velocemente dappertutto con lo Swiffer.
con lo stesso panno, tipo quello che è Swiffer, questo non è Swiffer, io compro quelle un po' più economici, ecco. Ogni tanto li trovo dei cinesi o sono in un determarket, non so, tipo dove vendono tutti i detersivi, ecco. Perché quelli dello Swiffer costano una fortuna. Allora, spolvero con questo qua praticamente. Sì, l'importante è che non sia quello unto, ecco. Non, cioè, che sia senza niente, ecco. Sì, una pulita veloce così, giusto per. Perché non c'è tantissima polvere, ma un pochettino. Ragazzi, mi rendo conto che forse è un debole per i pavimenti. Mi piacciono i pavimenti puliti, ecco. Perché ogni tanto mi piace anche camminare scalza, non so, ogni tanto anche la notte che ti svegli, no? Non so, vuoi da bere, cioè, non mi metto le ciabatte, vado scalza, ecco. Allora mi piacciono i pavimenti puliti, do una rinfrescata, giusto, giusto una rinfrescata, ecco.
messo un po' di questo qua, detergente probabilmente, ecco. Secondo me l'avevo comprato al Lidl, questo qua. Vabbè, ci ho messo un goccino. Ah, non uso i guanti perché è un detersivo ecologico, cioè non mi brucia, ecco, se uso qualcosa tipo l'ammoniaca, l'alcol, so tipo qualcosa con la candeggina, uso sempre i guanti. Questa volta non lo uso. Scusate ragazzi, visto che mi è venuto in mente, una di voi mi ha chiesto che spazzolone uso. Spazzolone è questo. Infatti mi aveva scritto a triangolo, ho detto no, non è triangolo. Cioè, però un po' a triangolo lo è, alla fine. Forse un pochettino, sembra così, Però è un po' più basso questo qua. Vedete, un po' più basso, così riesco ad arrivare dappertutto. Perché prima quello che avevo era molto più alto e non mi trovavo bene, ecco. Perché è troppo grosso, non mi piace.
morbida, ragazze. La mattina di gelizzante, ci do un pochettino. Allora, prima di stendere su un solaio, voglio dare una pulita perché qua c'è un casino. Adesso ve lo faccio vedere. Guardate, i pavimenti sono sporchissimi. Adesso do una bella pulita qua. Anche qua non hai niente dentro. Guardate qua che casino. Guardate i pavimenti. Eccomi qua, scusatemi, ho dato con l'aspirapolvere qua dappertutto, non ho ripreso perché mi si stava scaricando il cellulare. Adesso do una pulita ai pavimenti, ci ho messo un po' di candeggina delicata, quella di Ace, lì dentro. Adesso do una pulita veloce. Dopo vorrei passare anche a Conte 3, lì dove sono i canarini. Cioè, praticamente prima passo con questo, adesso intanto pulisco qua, dopo passo con questo e dopo voglio pulire l'acqua, ci metto l'acqua e qualche goccio di T3, perché i canarini sono delicati, hanno bisogno di qualche anche disinfettante delicato, ecco. Intanto pulisco qua.
Allora, la stessa cosa faccio anche in questa camera qua. Eccoci qua ragazze, sempre meglio di prima. Ci ho dato anche Conte 3, così le ho anche disinfettate, via. Ragazze, adesso vado a stendere, dopo mi devo rifare la doccia perché sono tutta sudata praticamente, non so se si vede ma non ce la faccio più e basta. Spero che il video vi piace e ci vediamo presto, ciao ciao!